La San Benedettese batte anche la Biagio Nazzaro, consolidando la propria leadership in questo campionato di eccellenza. In un Riviera deserto, per decisione del giudice sportivo, la squadra di Mosconi ha avuto il suo da fare per aver ragione della formazione Biagiotta, che si è battuta con orgoglio e caparbietà, mettendo in difficoltà, specie nei secondi 45 minuti, la capolista. La Samba però ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra costruita con ben altre ambizioni, di un livello tecnico chiaramente superiori alle avversarie. Mosconi, per lo scontro diretto con la seconda della classe, non cambia modulo con i due nuovi acquisti, Bentanni e Fabiani, che si siedono in panchina. Piccioni è indisponibile, identità di colori sociali per le due formazioni, quindi Samba in campo in completo bianco con banda diagonale rosso-blu sulla maglia, nel consueto 4-3-3 con Zuccheri tra i pali, Viti, Amaranti esterni e Borghetti, Seiemama e coppia centrale della difesa, centrocampo a tre con Traini, Valdinini e Fedeli e tridente composto a Padovani, Tozzi, Borsoi e Galli. Per tentare lo sgambetto alla corazzata rosso-blu, il tecnico Gian Angeli schiera un compatto 4-4-2 con Falcetelli in porta, linea di difesa composta da Maggi, Lapi, Fenucci e Domenichetti, in mezzo al campo Frulla e Cantarini con D'Urso e Borgognoni esterni, Trude e Gabrielloni in avanti. La partita è subito vivace e da farsi vedere. In avanti per prima è la formazione Biagiotta al secondo. Trudo parte palla al piede dal cerchio di centrocampo, la seguente conclusione all'altezza della lunetta non spaventa Zuccheri. La Samb prende subito in mano le redini della gara e inizia a spingere per trovare subito la rete del vantaggio. Al settimo Galli calcia bene col destro dai 20 metri, Falcetelli attento e deviene il corner. Sul successivo tiro dalla bandierina Amaranti pesca Tozzi Borsoi sul secondo palo, ma il bomber rosso-blu di testa non trova la porta. Un minuto dopo Padovani scappa sulla destra, cross teso per Galli che tenta l'acrobazia ma viene murato dalla difesa ospite. Ancora 3 minuti e la Samb passa, Galli se ne va sulla sinistra e centra per la corrente Padovani, che da pochi passi devia bene di testa e manda alle spalle l'incolpevole Falcetelli per 1-0. Il numero 7 rosso-blu rompe così il proprio digiuno di reti che durava dalla gara col Trodica. La Samb resta padrona del campo e la Biagio non trova spazi, ci prova Trudo con qualche spunto personale e riesce a guadagnare una punizione dai 25 metri al 18esimo. Cantarini calcia al lato di poco. Al 24esimo il tiro cross di Domenichetti è forse involontario, ma è sicuramente il pericolo maggiore corso a Zuccheri fino a quel momento. Quando la Samb spinge è sempre capace di creare pericoli con il suo tridente offensivo, che si attiva intorno al 29esimo. Padovani mette in area per Tozzi Borsoi, sponda all'indietro verso Galli che colpisce di collo pieno ma mette al lato. La Biagio Nazzaro prova ad alzare il baricentro per cercare di creare qualche palla gol, ma è ancora la Samb a farsi pericolosa con Tozzi Borsoi al 35esimo che gira alto di testa una punizione di Amaranti dalla sinistra. Gli ospiti potrebbero sfruttare al meglio una situazione di palla inattiva con Gabrielloni, oggi poco ispirato, al 38esimo, quando il numero 10 scatta in posizione regolare sulla punizione di Cantarini dalla sinistra, ma solo davanti a Zuccheri non riesce a deviare la sfera. La Samb va vicinissima al raddoppio al 41esimo, ma Fedeli da due passi manda alto un invito di Galli alla sinistra. È l'ultima occasione dei primi 45 minuti, dopo l'intervallo le squadre tornano in campo senza effettuare sostituzioni e la Biagio parte col piede sull'acceleratore alla ricerca del gol dell'1-1. Al 48esimo Frulla calcia bene col destro dentro l'area dopo uno spunto di Trudo, ma Zuccheri è attento e respinge in tuffo. Ancora Biagio Nazzaro al 51esimo, Trudo guadagna una punizione dal lato corto dell'area, Cantarini pesca la testa di Fenucci sul secondo palo, ma l'inzuccata del centrale di difesa Biagiotto non trova la porta. Dopo un'ora di gioco il tecnico ospite richiama D'Urso per inserire Persiani, che si rende subito pericoloso girando al limite di sinistra un corner corto di Scantarini con la palla che sorvola di un soffio la traversa. È ancora Persiani che al 67esimo ha la palla buona per il pari, ma la sua conclusione ravvicinata trova Zuccheri pronto alla respinta. La Samb soffre ma riesce ad andare vicinissima al raddoppio al 69esimo con Padovani, che mette il piede sul retropassaggio di testa di Fenucci a Falcetelli. La palla si dirige verso la rete, Maggi provvidenziale allontana nei pressi della riga di porta. Ancora un minuto ed arriva il gol del pari della Biagio Nazzaro. Frulla controlla in zona centrale all'altezza della tre quarti. Fiondata secca ed improvvisa che si va ad insaccare sotto l'incrocio di pali, imparabile per Zuccheri. È il gol dell'1-1, la Biagio prova a credere anche nei tre punti cercando di dare continuità alla propria offensiva, ma la Samb non è ovviamente dello stesso avviso ed i ragazzi di Mosconi ci mettono appena 5 minuti per ritornare in vantaggio. Giusto il tempo per l'esordio di Bentanni, entrato al 74esimo
per rilevare Fedeli ed un minuto dopo arriva il 2-1. Amaranti cross alla sinistra, Tozzi Borzoi in corsa corregge di testa e manda di nuovo la sfera in fondo al sacco. Tutto da rifare per gli ospiti che non si danno per vinti e continuano ad attaccare fino alla fine, rendendosi di nuovo pericolosi all'84esimo con Frulla, che però non riesce di testa a trovare un 2-2. L'assalto Biagiotto non frutta altre occasioni e finale con nervi tesi e scintille tra Borghetti e Trullo, prima il triplice fischio di Donda di Cornus che sancisce il 2-1 finale. C'è delusione per la Biagio-Nazzaro, che aveva accarezzato l'idea di uscire almeno indenne dal Riviera, ma la squadra di Gianangeli ha dimostrato di meritare ampiamente la sua posizione di classifica giocando alla pari con una Samb che imperterrita continua la sua marcia inarrestabile verso la Serie D. 44 punti su 48 disponibili, frutto di 14 vittorie e 2 pareggi, lanciano la squadra di Mosconi verso una promozione che sembra ormai poco più di una formalità.